della condizione spazio-temporale delle due versioni, certo. Devo dire, Lazzaro è uscito dal sepolcro, quindi si è alzato con le sue gambe e cioè, poi dopo ha vissuto una vita normale, cioè, non ha fatto quello che faceva prima, non so. Gesù è uscito dal sepolcro con le sue gambe, cosa ha fatto, cioè, nel senso, cioè, si capisce un po'. Sì, sì, sì. Allora, domande tutte ci stanno, ci mancherebbe, con quell'avvertenza da cui siamo partiti. Noi abbiamo solo le testimonianze oculari che sono diventate canoniche grazie al riconoscimento della Chiesa. Allora, sicuramente Lazzaro è tornato alla vita di prima, evidentemente ci è tornato in una maniera diversa, il segno ha cambiato la sua vita, però è tornato alla vita terrena e tutti l'hanno capito, lui compreso, tant'è vero che alcuni decidono di metter termine alla sua vita terrena, appunto gli avversari di Gesù hanno capito subito che è tornato alla vita di prima, lo si può sopprimere perché è diventato un segno scomodo della potenza salvifica del sedicente Messia. Gesù non è tornato alla vita di prima, appunto è diventato soma pneumaticon, anzi, se leggete sempre quella pagina di Prima Corinzi 15, soma pneumaticon che dà pneuma. Cioè è entrato in una condizione di vita diversa rispetto a quello che abbiamo studiato nell'inno cristologico di Filippesi. Lì lui che era nella condizione divina si è svuotato, che come vi dicevo non significa che nella metamorfosi è diventato semplicemente un uomo, però è diventato vero uomo, per cui non può nel momento in cui è a Nazareth a leggere nella sinagoga, nel giro di poco essere a Betlemme o a Gerusalemme nel Tempio, non può, ci sono delle leggi spazio-temporali a cui lui ha deciso nella preesistenza di sottostare, con anche lì dei segni, chiaro, i segni appunto perché rivelano chi è lui, oltrepassano queste leggi spazio-temporali, ma sono segni. Cioè, lì si vede che è Dio nella forma dello schiavo. Cioè, il segno deve rivelare Dio, ma lo deve rivelare nella logica dell'onnipotenza che si manifesta nella debolezza. Se no, non è un segno del vero Dio. Per cui Lazzaro esce dalla tomba e noi ingenui diciamo: se ci fossi stato lì io, ma subito avrei creduto in Gesù, subito avrei lasciato tutto, l'avrei seguito. E sei ingenuo, perché non è capitato così, vuol dire che il segno aveva dentro una debolezza. E Giovanni è quello che tra gli evangelisti sottolinea maggiormente questa debolezza. Se nel segno arrivi con una precomprensione negativa, può capitare, spesso capita, che il segno non ti dice nulla, anzi ti acceca. Lui è entrato in questa condizione, non ha voluto sfruttare, come dice Filippesi 2, i privilegi che il suo essere Dio e il suo rimanere Dio gli avrebbero concesso. Avrebbe potuto imporsi nella sua onnipotenza, ma non è stata questa la scelta. La scelta è stata far vedere Dio da uomo. Anzi, come dice quel testo, nella morfè dulu, nella forma dello schiavo. Come far vedere Dio senza impormi come Dio? Mi metto in ginocchio e lavo i piedi anche a Giuda. Allora uno dice: cosa sta avvenendo? Sì, è una rivelazione di un Dio in ginocchio. Cioè, per rivelare il vero Dio, Gesù non ha voluto imporsi da Dio, da onnipotente.
che non vuol dire che non era Dio, era Dio che ha scelto di non, appunto, violentare la libertà dell'uomo. Dopo no, proprio perché lui ha vissuto quella dinamica dell'obbedienza singolarmente filiale, Filippesi 2:8, ipekos, obbediente fino alla morte di croce. Proprio perché ha preso tutta la sua vita e l'ha messa nelle mani del Padre con questo atteggiamento di riconoscenza anticipata, disponibile. Adesso fai tu. Adesso che sono in croce, fai tu. Dio è intervenuto e, come dice Romani 1:3-4, lui che era catasarca secondo la carne, discendente di Davide, è stato costituito figlio di Dio in potenza, secondo lo Spirito. In potenza vuol dire che da risorto, e qui riprendo un'intuizione di Filomena di un po' di tempo fa, da risorto non è più soggetto alle leggi spazio-temporali e riesce ad agire nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, di ogni tempo, di ogni spazio. Quel fatto storico, storico perché ha cambiato il mondo, anche se storiograficamente parlando io non posso dimostrare la risurrezione, ma quel fatto è capace di esercitare un'attrazione salvifica su tutti gli uomini e su tutte le donne, non solo contemporanee a Gesù, non solo dopo Gesù, ma persino prima di Gesù. Ecco, quindi non è entrato nella stessa condizione fisica di prima, psichica di prima, è entrato nella condizione dello pneuma, dello spirito che è Signore e dà la vita. E quindi in questa condizione è capace di portare a compimento quello che già ha introdotto nella storia, nella modalità del segno. Già c'è il regno, ma è un seme. E attenti qui, non è che ai tempi di Gesù era un seme, adesso, grazie a noi, sta diventando una bella pianta. Se tu vuoi rimanere fedele a Gesù, se la Chiesa vuol rimanere fedele a Gesù, deve rimanere nella logica dei segni, del seme. E allora quell'albero dove tutti gli uccelli del cielo verranno a nidificare è il regno, è il paradiso. Nella storia la Chiesa, per essere ciò che deve, cosa deve essere la Chiesa? Per essere ciò che deve, cioè la Chiesa di Cristo, non deve essere un regno di questo mondo, deve essere seme. Quindi la logica dei segni, che non vuol dire impassibilità rispetto a uno che soffre, no, ci mancherebbe. Tu devi far da buon samaritano, nella consapevolezza però che non potrai soccorrere tutti i moribondi del mondo. Questa è la logica del seme. È vero, straordinari quelli di Gesù, ha sfondato le leggi. 600 litri di acqua trasformata in buon vino. Uno dice, ma però non ha dato vino a tutti i matrimoni della Palestina dell'epoca. Seme. Seme che ha dentro un'efficacia tale che anche se tu dormi, lui sta lavorando. È lievito. Lievito che trasforma il mondo, ma rimane lievito. Questa è la logica dell'incarnazione. Ci sei, ma come potenza di Dio, studieremo in Paolo, potenza di Dio nella debolezza della persona. E questo cambia il mondo. E uno dice, ma perché l'ha fatto Dio? Non te lo so spiegare. Cioè, Dio agisce così. Ultimamente perché è il fascino dell'amore. Se lui si fosse imposto avrebbe avuto dei PC, delle intelligenze artificiali di nuova generazione. Ma non è bello essere amati da PC.
È bello essere amati da persone libere che fanno appunto come il figlio, prendono tutta la loro vita, la mettono nelle mani del padre e con riconoscenza dicono adesso fai tu, attraverso di me. E quel seme produce.